Nelle giornate luminose e soleggiate, la seicentesca chiesa di San Domenico proietta la sua elegante ombra barocca e frastagliata sul salotto a cielo aperto di Piazza Pisanelli. L'edificio si erge appena fuori dal borgo antico, fronteggiando la chiesa matrice del paese e sorvegliando il palazzo feudale dei Principi Gallone. Il campanile, con la sua tipica guglia barocca, svetta su tutti i monumenti civili e religiosi tricasini. L'interno è caratterizzato dalla presenza del cielo ligneo appeso, decorato con motivi turchesi e dorati. Gli altari laterali mostrano i pregiati intagli del gusto barocco. È un trionfo di statue e putti angelici, caratteristici esempi della civiltà della pietra leccese. Dal 1810 i confratelli del Santo Rosario si occupano della cura dell'edificio e della sua custodia. La confraternita venne istituita a Tricase nel 1579 dai padri domenicani ed è tra i sodalizi laicali più antichi della provincia. La chiesa è annessa all'antico convento domenicano dei Santissimi Pietro e Paolo, soppresso nel 1809 dalle leggi napoleoniche ed oggi sede di diversi uffici comunali. Il portale d'ingresso è situato sul versante nord dell'edificio. La parte soprastante è abbellita da un piccolo campanile e dall'orologio civico. Sulla facciata è riportata la targa in marmo posta in memoria delle vittime del 15 maggio 1935, quando durante una protesta animata dalle operaie tabacchine furono uccisi 5 cittadini di Tricase,